Una pigna classica per una renna classica. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. E sì, oggi ci occorrerà una pigna che, come la fatina di Cenerentola, trasformeremo in una bellissima renna. Una decorazione adatta ai bambini. Questa è una creazione che io dedico principalmente ai bambini. Non è farina del mio sacco, l'ho presa da una rivista che ho conservato per più di 20 anni. Io ho molte riviste che conservo da più di 20 anni. Questa rivista non è più in commercio, si chiamava Creativamente ed era una bellissima rivista, era un allegato semestrale di un giornale più famoso, di un settimanale più famoso, era bellissima. E da questa rivista, che mi è capitata per caso tra le mani riordinando i miei cassetti, nulla è per caso però, è spuntata fuori questa decorazione. È una decorazione che io quest'anno sto facendo con molti bambini a scuola, perché è una decorazione molto facile da fare, perché si tratta solo di un assemblaggio se fatta con la colla aceto vinilica, quella che uso sempre io, la Block per intenderci. Finalmente l'ho trovata in vendita online. Voi mi chiedete sempre dove io l'acquisti, quindi la metto qui giù nell'info box se foste interessati. Se invece la faranno degli adulti sarà ancora più semplice da fare, magari la faranno dei nonni da regalare ai nipotini, sarà ancora più semplice da fare, perché con la colla a caldo ci si impiega veramente 2 minuti. Io nel video la farò con la colla a caldo, voi traslate tutto il concetto per i bimbi con la colla aceto vinilica. Prima di passare sul piano da lavoro però mi va di invitarvi su Instagram, venitemi a trovare anche su Instagram, cercate Arte per Te pennello bianco su fondo rosso e troverete tutta Arte per Te esposta per immagini. Troverete anche molto di più, perché troverete parte di me, parte degli altri miei due canali, altri due canali in cui vi invito a partecipare: il mio canale Ombretta, il mio canale di Lifestyle e il mio canale Due Cuori Una Cappa, in cui non sono sola ma sono con mio marito Gabriele, dove ci divertiamo veramente tanto a proporvi ricette golose, specialmente nei periodi di festa come questo. Vi ricordo anche che se vorrete potrete supportare Arte per Te attraverso il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Vi lascio qui il link del video in cui vi spiego tutte le ragioni di questa nuova novità. Se vorrete aderire ci farà tanto piacere, se non vorrete aderire non cambia nulla. Questo video è anche per voi e vi ringrazio anche solo per stare qui a guardarmi e ad ascoltarmi. Adesso quindi basta parlare, chiudo il becco, ci spostiamo di là e andiamo a creare la nostra renna con una semplice pigna. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra fantastica renna con la pigna, una pigna di pino domestico comune, il pino che tutti quanti abbiamo nel giardino di casa, avendo il giardino. Poi due occhi che si muovono, questi li ho presi da Tiger, li vendono in bustine da 20 mi pare. Una piccolissima sferetta di Natale in plastica, un paio di forbici, dei rametti secchi e una bella foglia. Io l'ho presa di acero in modo che poi possa estrapolare le due orecchie della renna dalle due punte della foglia e ovviamente la nostra immancabile pistola di colla a caldo con relativa stecca. E uno stelo di ciniglia, uno di questi fil di ferro coperti dal peluche che vendono in tutte le cartolerie per i lavoretti dei bambini, chiamati anche con il nome di puliscipipa perché sono molto simili appunto ai puliscipipa, però appunto si chiamano steli in ciniglia. Cercateli, sono comunissimi in tutte le cartolerie. Cominciamo subito. Come prima cosa prendo i due lati della foglia, voilà, che dovrebbero essere più o meno simili, speculari, li sovrappongo più o meno nella stessa grandezza e li taglio a V nella parte inferiore. Poi sicuramente avranno bisogno di ulteriori aggiustamenti, potremmo anche anzi fare direttamente appunto un taglio più garbato così a mo' di fogliolina e saranno due più o meno uguali. Quindi prendiamo la nostra pigna e decidiamo qual è la parte che vogliamo rendere la nostra facciotta.
andrò a prendere la mia pallina, rimuoverò il gancetto per appenderla all'albero di Natale e nella parte centrale, allargando leggermente le squamette della pigna, andrò ad inserire la pallina a mo' di naso. Cosa faccio? Semplicemente puscio un bel po' di colla a caldo, quindi inserisco la pallina e spingo ben bene. Dopodiché prendo i miei occhietti e ne dispongo uno a destra e uno a sinistra della testa, così. In questo caso vado alla rovescia, metto la colla sugli occhi e li alloggio lì dove voglio che stiano. State attenti in questa fase perché la colla a caldo in eccesso comincerà a gocciolare. Non mettete le manine sotto perché sennò vi bruciate e soprattutto non fate fare questo lavoro ai bambini da soli perché potrebbero farsi molto male con la colla a caldo. Ok, occhietti messi. Adesso dobbiamo inserire le orecchie. Per l'inserimento delle orecchie io scelgo che la parte venata stia sul davanti, quindi di rimpetto a me. Metto la colla sia sulla parte anteriore che sulla parte posteriore della foglia e la inserisco così, un po' lateralmente. Così deve stare perpendicolare all'occhio. Ta-da! Sta prendendo forma, ve la metto così in modo che possiate vederla meglio. Ultimo step, le cornicchia. Allora, prendiamo dei ramoscelli e inseriamoli davanti alle foglie, così, ok? Per fare appunto le corna della renna. Se sono troppo alte, accorciamole leggermente. Cornuta sì, ma fino a un certo punto, cara mio Rudolf. Uno. Le corna vanno messe più centralmente. Ultimo passaggio, l'inserimento del gancetto per appenderla. Allora, trovate due orefizi in cui inserire la nostra, il nostro filo di ciniglia. Quindi io ne ho trovato uno qui, quindi puscio la colla ben bene e con delicatezza infilo la mia ciniglia e faccio la stessa cosa anche nell'altro dietro l'altro cornetto e puscio dentro così. Lascio asciugare perfettamente il tutto, elimino i residui di colla lì dove si vedono e siete pronti? Ta-da! La nostra decorazione a forma di renna è bella e pronta per impreziosire l'alberello dei nostri bambini. E guardate che carino, Rudolf! Appendete la vostra renna nel vostro albero di Natale e che sia un Natale speciale per tutti. Mi vado a fare un servizio fotografico e vi vedete dopo con Umbretta. Ciao e buon Natale! Rudolf, ma hai visto che bellina la renna Rudolf? È troppo carina, ai bambini piace un sacco, è un modo per riciclare vecchie palline. Vabbè, gli occhietti le trovate da Tiger, questi così grossi, ma li trovate anche su internet a pacchi da 10 o da 100, vi metto il link qua sotto. Questi li trovate sia da Tiger, ma ovviamente anche su internet, se li volete tutti rossi, su internet trovate le selezioni monocromatiche. I bastoncini, la pigna
vigne e le foglie, dovete divertirvi a trovarle nel bosco o nei vostri giardini. Bene, io trovo che questa sia una decorazione troppo carina da far fare ai nostri piccolini con la colla acetovinilica, o troppo divertente da regalare ai nostri bimbi e da appendere ai nostri alberi più gioiosi e festosi. Se questo video vi è piaciuto, regalate a Rudolf un pollice in su, una condivisione sulle vostre pagine Facebook. Sì, a me piacciono le condivisioni sulle pagine Facebook, grazie. Ora stai al tuo posto, va bene. E soprattutto io e Rudolf vi diamo appuntamento sempre qui per il prossimo video dedicato al Natale. Certo, ci sarò pure io! Bene, basta Rudolf, ora vai da Babbo Natale che ha bisogno di te. Ok, parto subito. Bene, detto ciò, meglio tacere. Vi do appuntamento al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto. Alla prossima volta, sempre con giocosità. Ciao!